Lutto nel mondo dello spettacolo. L'attore toscano Nicky Giustini è morto stamani nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cisanello di Pisa, dove era ricoverato da circa un mese per gravi problemi di salute. Aveva 52 anni e negli ultimi tempi aveva lavorato in alcuni show dell'emittente pisana 50 Canale. Nato a Waterford in Irlanda da una famiglia toscana che poco dopo la sua nascita tornò in Italia, Giustini dal 1983 all'89 è carabiniere effettivo, prima al battaglione Firenze e poi al gruppo di Pistoia. Nel corso a Benevento, nell'83, conosce Leonardo Pieraccioni, con cui farà l'anno di militare e inizierà una lunga amicizia. Le prime apparizioni televisive risalgono al 1989 in Vernice Fresca, trasmissione toscana di successo in onda su 5 Stelle, condotta da Carlo Conti. Un programma a cui prendono parte anche Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, oltre a Graziano Salvadori, con il quale Giustini sviluppa una lunga collaborazione artistica. Nicky, in quasi 30 anni di carriera, ha partecipato a molti varietà delle principali TV nazionali. Nel novembre scorso aveva iniziato l'attività di insegnante alla scuola di comicità di Firenze a Comilab. È il prosciutto del maiale di mio suocero. No, che vuol dire? È una cosa veramente, guarda, ci sono state questa settimana alle feste dentro il villaggio di Artetur, che tanti conosci. Buon anno Artetur. Non lo conosce nessuno. Non lo conosce nessuno. Ma non sei Maria Dolores, ma non sei Maria Sorella, ma non sei la tua sorella, ma non sei la tua sorella. Oh, yes. Come è successo?